Esercizio numero 8 sull'irraggiamento termico di Stefan Boltzmann. Calcola quanta energia emette il Sole ogni secondo, sia in joule che in calorie. Ricordiamo che il Sole è un perfetto emettitore, c'è un corpo nero, coefficiente di emissività E vale 1. I dati necessari relativi al Sole si trovano sul libro, all'inizio e alla fine, quindi prima e ultima pagina, oppure su internet. Fate stop, cercate di risolvere questo problema da soli. Se non ci riuscite, guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento e il problema si risolve con una formula sola, la formula di Stefan Boltzmann relativa all'emissione. Io ci ho messo qua il segno meno, ma poi l'ho trascurato. Segno meno che sappiamo perché il calore ceduto, l'energia ceduta è negativa. L'incognita è la quantità di energia termica emessa, quindi delta E in un secondo. Quindi portiamo il tempo a destra, facciamo la formula inversa per trovare delta E. Quindi il problema è già risolto da un punto di vista concettuale, è facilissimo. Basta appunto adesso sostituire i numeri in questa formula. Questi numeri sono appunto il tempo un secondo, il coefficiente di emissività pari a 1, perché le stelle sono corpi neri perfetti, perfetti assorbitori ed emettitori. Poi la costante di Stefan Boltzmann, sigma, che ormai sappiamo è questo valore. E quindi c'è la superficie del Sole e la sua temperatura in Kelvin alla quarta. La superficie del Sole, 4 pi greco R raggio del Sole al quadrato. Raggio del Sole si indica con questo simbolo, che appunto vuol dire che il Sole sta al centro del sistema solare. Il raggio del Sole lo troviamo in internet oppure sui libri di fisica e vale questo valore, 6,96 per 10 all'ottava metri. La temperatura del Sole, secondo le stime più precise, è di poco più di 5.500 gradi centigradi, ma non dobbiamo dimenticare di esprimere la temperatura sempre in Kelvin nella legge di Stefan Boltzmann. Quindi sommiamo 273 e otteniamo 5777 Kelvin, che posso anche scrivere 5,777 per 10 alla 3 Kelvin. Quindi adesso questo valore di temperatura lo vado a sostituire alla quarta, quindi elevo alla quarta sia il 5,777 sia 10 alla terza, che diventa 10 alla dodicesima, sia l'unità di misura Kelvin che diventa Kelvin alla quarta. Infine dobbiamo calcolare la superficie del Sole, che è una sfera, 4 pi greco raggio alla seconda. Il raggio, l'abbiamo detto, è questo, quindi la superficie del Sole è 4 pi greco il raggio al quadrato, quindi 6,96 al quadrato, e 10 all'ottava al quadrato diventa 10 alla sedicesima metri, diventa metri al quadrato, sostituito qua. Ora non resta che fare i calcoli. Cominciamo dalle unità di misura, rimane soltanto joule, come è giusto, perché stiamo calcolando una quantità di energia emessa. Tutte le altre misure si semplificano, infatti secondi metri quadrati Kelvin alla quarta vanno via con un secondo qui, metri quadrati qua, Kelvin alla quarta. Poi metto insieme tutti i numeri: 5,67, 4 pi greco, 6,96 al quadrato, 5,777 alla quarta. E a parte calcolo tutte le potenze del 10, che sono 10 alla 12, 10 alla 16, quindi 10 alla 28. Poi però c'è un 10 all'ottava sotto, quindi 28 meno 8, 10 alla ventesima. Quindi faccio questo semplice calcolo, parto da qui alla quarta, poi per questo alla seconda. Questo calcolo mi porta a 3.800.000 e un po'. Quindi posso scriverlo 3,84 per 10 alla sesta. 3,84, questo 10 alla sesta si somma a 10 alla ventesima e diventa, cioè si moltiplica con 10 alla ventesima e diventa 10 alla 26. Quindi il risultato finale è 3,84 per 10 alla 26 joule. Poi, se lo vogliamo esprimere in calorie, basta ricordare che un joule è circa un quarto di caloria e quindi otteniamo 0,918 per 10 alla 26 calorie, dividendo 3,84 per 486. Possiamo anche esprimere questo risultato come 9,18 per 10 alla 25 calorie. Il problema è finito, o si potrebbe calcolare anche la quantità di energia assorbita dal Sole. Assorbita dal Sole perché si trova in un ambiente che sarebbe lo spazio vuoto. Allora si potrebbe pensare che lo spazio vuoto, nello spazio vuoto non c'è radiazione elettromagnetica, quindi il Sole non assorbe niente. In realtà lo spazio vuoto è pieno di una radiazione che si chiama radiazione fossile o cosmica di fondo,
che corrisponde a una temperatura di circa 3 Kelvin, quindi il Sole assorbe una piccolissima quantità di energia, piccolissima rispetto a quella enorme che emette, in quanto si trova in un ambiente dove la temperatura è circa 3 Kelvin, è il vuoto pieno di radiazione cosmica a microonde. Comunque in questo esercizio ho trascurato questo calcolo, ho calcolato soltanto l'energia emessa dal Sole, che è questo valore qua.